Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo dell'origine demoniaca della maschera di Arlecchino. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Chi non conosce la storia di Arlecchino, la maschera bergamasca coloratissima e vivacissima che anima il carnevale e che affascina grandi e piccini, credevate che fosse nata realmente dall'idea di una povera madre che, non avendo soldi per cucire il vestito al figlio, decise così di crearne uno unendo tantissimi stracci colorati? Beh, le cose non stanno esattamente così. Arlecchino, ha un'origine antichissima ed in principio era un demone, nel vero senso della parola, anzi, era tra i demoni più potenti dell'oltretomba. Il nome pare derivi da quello di Harlequin, un demonio presente nella tradizione medievale francese e descritto per la prima volta dal monaco Orderico Vitale, che riporta la testimonianza di un prete normanno che avrebbe incontrato la masnada la notte del 1 gennaio del 1091, mentre ritornava da una visita effettuata presso un suo parrocchiano gravemente malato. La visione riguardava un corteo di demoni guerrieri che proseguiva, diciamo, torturando anime dannate, la famosa masnada di Harlequin, appunto, comandata dal demone più potente, Harlequin, un gigantesco guerriero armato di mazza. Secondo le antiche credenze, questo corteo era solito devastare i villaggi che avessero avuto la sfortuna di trovarsi lungo il suo percorso e comparire accompagnato da un forte frastuono, quindi tamburi, esplosioni, rumori metallici, un vero e proprio corteo militare con suoni annessi. In realtà, l'origine della credenza di questo re dell'esercito infernale è molto più antica di questa leggenda che ha comunque a che fare con il cristianesimo. I popoli germanici credevano che durante alcune notti un esercito infernale attraversasse il cielo comandato dalla dea Hel, regina degli inferi, o regina dell'oltretomba più che degli inferi, da qui il nome Hallequin, ossia regina degli inferi, poi diventato Hallequin e successivamente si pensa per derivazione appunto Arlecchino. Il cristianesimo trasformò in demoni molte antiche divinità pagane, tra le quali anche Hallequin. Da notare che la maschera originale di Arlecchino prevede proprio la presenza di un bastone, una clava, che il personaggio brandisce a volte minacciosamente, altre volte in maniera più goliardica. Ci sarebbe poi da considerare la figura di Alichino, un demone presente nel folklore italiano e che fu ripreso anche da Dante Alighieri all'interno della Divina Commedia, nella quale inserì il demonio tra i malebranche, quella diabolica truppa di demoni presente nei canti dell'inferno. Pare che appunto il sommo poeta si sia ispirato proprio al demone Harlequin di cui ho accennato poc'anzi, e quindi anche in questo caso un chiaro riferimento al demone che poi ha dato origine al personaggio di Arlecchino. Tutto ciò ovviamente è ben riconducibile quindi al demone e al corteo spettrale che diciamo, visto nel 1091 dal prete normanno. Bene, spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.